Ragazzi, come promesso ieri alle ore 18, eccoci qui con il secondo Vlogmas. Oggi, come avete letto dal titolo, vi spiego o vi racconto la volta che ho sbagliato sul palco davanti a più o meno 100 persone. Sì, ok, ho sbagliato sul palco, non se ne è accorto nessuno, da quello che ho capito io, da quello che mi hanno detto, dopo che, vabbè, ho detto che ho sbagliato, nessuno lo ha capito, meno male, quello almeno ne vado fiero che ho... non ho fatto capire che ho sbagliato, però quando rivedi il video, casomai sul momento non lo vedi che ho sbagliato, però quando rivedi il video lo capisci come. Vi lascerò anche in qualche parte del video, vi lascerò la clip esatta di quando ho sbagliato e di quello che doveva succedere. Allora, ero all'Osi Park, era uno special guest insieme a Victor Quadrelli, nel caso non sapete lui fa impressioni e diverse cose. E niente, eravamo di special guest, io ero entrato dopo un paio di ragazzi del club, della scuola del club magico Fernando Riccardi, che vi ricordo che è gratuita fino all'età di 18 anni, e vi lascio il link in descrizione di ogni cosa del club. E quindi sì, sto facendo il mio numero solito che porto ogni volta che faccio un'ospitata o faccio un'esibizione, che è il gioco della corda, che è un numero che ho creato insieme al mio maestro di corde, Randy, grande Randy. Che niente, in pratica cosa è successo? Stavo facendo un passaggio con la corda, ho chiamato uno spettatore sul palco e sto facendo questo passaggio. Questo passaggio è quando arrivo e la corda, invece di avere due capi e un centro, ne ha quattro capi e un centro. E lì è quando prendo le corde e dovrei tirare e tutta la corda diventa più lunga, quindi diventano due corde. Questo è quello che doveva succedere. Però, guardate, non ha molto senso una corda che ha quattro capi, quindi basta che si fa così che abbiamo non una ma ben due corde. Che è bellissimo, però questo è quello che è successo. Avrebbe molto più senso se in questo modo, due corde avrebbero quattro capi, sì, e ben due centri. E questo non è bellissimo, neanche è bello. Adesso potete capire, in realtà, dopo che ho riguardato il video più volte, forse la cosa che l'ha fatto capire che ho migliorato dopo questa esibizione è proprio il fatto che purtroppo io ho detto in questo modo, mi sono bloccato per 2 secondi, che è tantissimo, e poi ho ridetto in questo modo. Però non mi ricordo tutto in questo modo, ho detto qualcosa e l'ho ripetuto 2 volte. Ho detto una volta, poi c'è stato un blocco di 2 secondi, che è tantissimo sul palco di tempo morto, e poi l'ho ridetta e ha funzionato. E come potete vedere è molto meglio quando esce che quando mi incastro e sbaglio. Ragazzi, sul palco per fare out, più che altro out, non far capire, perché vi dovete ricordare che lo spettatore non sa mai dove vuoi arrivare. Quindi se tu sbagli non glielo devi far capire. Io lì mi sono sbagliato, non è che gliel'ho fatto capire, però ho rovinato secondo me la mia routine e il mio gioco e quindi ha anche dato un diverso effetto alla reazione dei spettatori, e quindi non ero molto felice, diciamo, con questa cosa e con il prodotto finale, però purtroppo è andata così e ho dovuto accettarlo, e nei prossimi eventi, palchi, esibizioni, spettacoli che ho fatto, ho migliorato molto la mia routine e ho aggiunto anche delle chicche veramente veramente belle. Quindi ragazzi, il Vlogmas numero 2 è completato, spero vi sia piaciuto. Se volete altri video del genere dove vi faccio vedere dove ho sbagliato sul palco, anche se questa mi pare che è stata l'unica volta che ho sbagliato sul palco, perché c'è stata una volta che non ero né sul palco né a terra, per farvi capire, ma mi stavo sempre esibendo per qualcosa, ho sbagliato. Comunque ragazzi, vi dovete ricordare che lo spettatore non sa mai dove vuoi arrivare con il tuo gioco di magia, quindi non vi fate prendere dal panico, non dovete avere momenti morti e in qualche modo recuperate la situazione, perché se siete maghi dovete saperlo fare. Quindi niente ragazzi, ci vediamo domani alle ore 18 per il Vlogmas numero 3. Da me è tutto, ciao!